La mattina dopo, Arcadio decise di andare a prendere un espresso al piccolo bar in via Zappata, come se dovesse poi andare a scuola. Avvicinandosi al bar, cominciò a leggere da lontano la prima pagina della nuova Ferrara, esposta nei pieghevoli metallici sul marciapiede. Un uomo, un avvocato di Ferrara di 36 anni, era stato ucciso con una pugnalata alla schiena la sera prima. L'omicidio era avvenuto nel suo ufficio appena fuori Comacchio, nei pressi delle nuove costruzioni, accanto alla vecchia idrovora. Arcadio entrò veloce nel bar, afferrò il giornale dalle mani, si sedette ad un tavolo e sfogliò veloce le pagine. Arrivò l'articolo e scorse veloce le righe, cercava il nome della persona assassinata ma non riusciva a trovarlo. Finalmente i suoi occhi si fermarono sulle parole che cercava. Andrea Simi. Non era quello il nome con cui Ornella lo aveva chiamato per sbaglio sulle scale quella sera di una decina di giorni prima. Non poteva che essere lui l'avvocato di Ferrara, quello con cui Erika aveva avuto quella relazione e da cui adesso aspettava un bambino. Pensò a lei e staccò lo sguardo dalla pagina. Quindi tornò a leggere il giornale per cogliere qualche dettaglio in più. Si diceva che l'avvocato conosceva il suo assassino, perché questo era riuscito senza difficoltà a introdursi nel suo ufficio. Gli balenò un pensiero che però gli dette subito fastidio e gli fece sentire nella schiena uno strano brivido. Chiuse le pagine della nuova Ferrara, guardò negli occhi la ragazza del bar che ricambiò il suo sguardo, pagò e uscì in strada. Fece qualche passo in direzione della locanda. Un omicidio in paese, nel paese dei suoi sogni, delle sue illusioni di ragazzo. Non riusciva a crederci, non voleva crederci. Prese via dei mercanti per avviarsi verso casa. Quel pomeriggio sentì che proprio non riusciva a stare fermo, a ripensare alle parole lette sul giornale. Aveva bisogno di parlare, di sapere, di correre veloce, di sentire l'aria fresca sulla faccia. Inforcò la sua bicicletta e scese in strada, prendendo la direzione del fondo del paese. Più spingeva sui pedali, più i pensieri correvano veloci, come i raggi delle ruote dentro i cerchioni.